qui in redazione con Sergio Fedele. Allora, Sergio ci ha colpito molto la posizione dell'ABAC, una posizione molto dura contro questa società che sta facendo a ponte. Diciamo che le critiche stanno venendo un po' da più parti, perché poi, detto fra di noi, non è che molti pensano che sia qualcosa che coinvolga veramente i cittadini. Ora, diciamo, ha un po' svelato qualcosa che qualcuno pensava, cioè alla fine i cittadini non sono così facilmente coinvolti. Spiegaci perché hai fatto questo post così duro e cosa è successo. Il post è duro proporzionalmente al lavoro duro che avevamo fatto e anche con un certo entusiasmo, perché quando noi abbiamo avuto la notizia di questa società con la mission di questo percorso meccanizzato, a noi è piaciuto molto il messaggio che Gianluigi Aponte ha mandato sull'apertura alla città, alla penisola, agli imprenditori anche piccoli. Allora io mi sono mosso subito per verificare la possibilità di rilevare una quota di 100.000 euro, che è la quota minima, raggruppando un certo numero di cittadini, operatori e professionisti. E ho incontrato il dottor Milano proprio per cominciare questa azione, dopo avere la certezza che potevo raggruppare più soggetti e presentare poi la richiesta. Mi è stata data totale conferma che si poteva procedere in questo senso, perché rispondeva perfettamente all'invito di Aponte ad allargare la società. E quindi ho cominciato in poco tempo a creare un gruppo che è arrivato a formare questa quota di 100.000 euro, che come sapete rappresenta la quota minima per rilevare appunto una quota in questa società. Quindi praticamente hai seguito lo step, hai detto: guarda, Abbiamo fatto degli ci crediamo, crediamo al fatto che voi volete coinvolgere tutti. Hai raccolto 100.000 euro fra tanti operatori, che sicuramente non è stata una cosa facile. E poi alla fine che è Alla successo? fine che cosa è successo? Abbiamo perfettamente rispettato la procedura che era prevista per la presentazione dei documenti della manifestazione di interesse, trasmettendo tutti i documenti richiesti per il giorno 11 luglio, che era il giorno ultimo per consegnarli. Abbiamo consegnato tutto in quella data. Da quel momento, nonostante i nostri messaggi e mail continui, perché poi c'era la Costituzione del 20 luglio, quindi si avvicinava la data, chiedevamo notizie e non abbiamo avuto alcun riscontro, se non il giorno prima della costituzione della società ci arriva un'email che ci diceva in modo molto generale che eravamo stati esclusi perché avevamo, insieme a altri 37 soggetti che non conosciamo, avevamo consegnato in ritardo i documenti. Ora, la durezza, perché la durezza? Per due motivi. Prima cosa, perché questo non è vero. Noi abbiamo consegnato tutti i Quindi documenti. a parte voi, scusi, altri 36. Sono stati esclusi altri 37 soggetti. Tra l'altro, una nostra grande curiosità, che ancora nessuno ci dà come risposta da parte dei consulenti della società di Aponte, se ci fossero altri gruppi come il nostro costituiti da più soggetti. La nostra informazione è che siamo l'unico gruppo costituito da più soggetti. Questo significherebbe, ora dico un discorso Escludere i associativo, cittadini. proprio esattamente l'opposto. Forse questo gruppo dovrebbe aver avuto A una. questo punto il sospetto è legittimo che sia una società precostituita. A questo punto, cioè, A questo uno può punto, pensare questo, a certamente a meno che questo non si spiega, punto, voi avete tutto tracciato, la mail fatta il giorno prima e tutto assolutamente, il è tutto resto. tracciato, tutto dimostrabile e soprattutto c'è la continua azione di Anche sollecitazione. perché oggi è una categoria molto rappresentata. Non In solo, penisola quanti ce ne in penisola stanno? sono oltre 1.800 e qui c'è il grande Quelli problema. censiti. Esatto. Tutta da Penisola intendi fino a Io Vigna parlo di sei Guense. comuni, da Vico Equense fino a Massa Lubrense. Sì, 1.800. si parla di questi numeri, ma sono numeri ballerini, perché ecco, Comunque purtroppo. si esclude una categoria comunque economica, Assolutamente. sociale, di Assolutamente. cittadini. Non solo, ma il nostro gruppo non era costituito solo da operatori extraalberghieri, ma c'erano dei ristoratori, c'erano dei noleggiatori di barche, c'erano degli avvocati, dei cittadini semplici. Noi abbiamo voluto creare un gruppo un po' variabile proprio per avere tutte le componenti presenti. Ecco perché ritenevamo che forse doveva essere uno dei gruppi più attenzionati dalla società per il messaggio di aprire, di partecipare. Vabbè, visto questo non possiamo che dire che alla fine non è vero che i cittadini sono coinvolti. Grazie.